Oggi 1 ottobre Street News è qui all'evento internazionale Premio Ambasciatore del Sorriso, in onore del grande Totò. Noi siamo qui con l'organizzatore dell'evento, Angelo Iannelli. Angelo, com'è nata in te l'idea per questo evento, che ha raggiunto ormai la sua quarta edizione? È nato perché bisogna fare tanta solidarietà. Ho visto tante persone che erano indifferenti a quelli che sono i problemi sociali e ho detto, poi tutti mi premiavano come l'ambasciatore del Sorriso, ho detto io devo fare in modo che nasca un premio dal titolo Ambasciatore del Sorriso, ed è nato, sta andando benissimo. Quest'anno abbiamo ricordato appunto il grande Totò, la solidarietà e la cultura insieme per far capire la grande bellezza che esiste a Napoli. Quindi io sono felicissimo perché è un successo di pubblico, un successo di artisti, istituzioni, insomma c'è un po' tutto in questo grande evento, quindi sono felicissimo. Che posso dire? Ringrazio anche voi della redazione appunto di Street News che seguite con occhio attento i grandi eventi, non è la prima volta. Niente, è bello perché poi qua al Maschi Angelo celebrare tanti nomi importanti e vedere la vittoria del sociale mi onora. E infatti sotto questo cielo meraviglioso di Napoli, Totò è stato l'ambasciatore lui del Sorriso, e tu come sei stato influenzato dal sorriso di Totò e dalla persona di Totò? Io sono stato influenzato perché vedevo i suoi film e per me erano una medicina, perché appena stavo un po' giù di morale vedevo che lui mi donava emozioni. Allora il sorriso come forma d'arte, il sorriso come forma di vita, io come tutte le persone devono solo dire grazie a Totò, e quindi è stato onorato qua nel migliore dei modi. C'è stata la madrina, appunto la nipote Elena De Curtis, ma la cosa bella è che portiamo avanti la tradizione appunto della cultura, dello spettacolo, del sociale, in un premio che è diventato secondo me uno dei più belli a livello proprio nazionale. È un premio che è cresciuto tantissimo, l'evento più bello dell'estate a Napoli, e lo chiudiamo noi dell'associazione Vesuvius, che sono il presidente e sono anche il fondatore di questa bellissima idea. Complimentissimi. Prima di salutarti e di riportarti di nuovo sul palco, un saluto agli amici di Street News. Io saluto tutti voi amici di Street News e dico grazie ancora che seguite i grandi eventi di solidarietà e di cultura. Grazie a te, Angelo. Grazie a voi.